grazie, perfetto. Andiamo controcorrente. Dunque, no, non fermatevi al titolo di questa canzone che sto per cantarvi, eh. L'ho scritta perché oramai è diventato un dato di fatto e ho intercettato il pensiero di molti italiani nel bar. Però mi hanno massacrato ancora di più, ma non capisco perché io l'ho presentata a Sanremo e non l'hanno presa, strano. Infatti non parte perché c'è un complotto. Ma porca miseria. Ecco. Sì, era così. Mi sono ritrovato al bar insieme a tanta gente a fare le famose chiacchiere da bar e mi sono sentito diversamente intelligente. E chi dice va Toto Grillo, e chi dice va vado a squillo, noi siamo i meglio in Italia, diceva uno del PD. E chi dice va voto Lega, trincando il suo liquore strega, tra vini e birre parlavamo di politica. E chi dice va porca vacca, siamo proprio nella cacca, sti governi pirotecnici ci hanno rovinati, e tra i partiti e le partite, complotti e super enalotti, Ronaldo Messi sì, e il gruppo Bilderberg. E poi c'era quel vecchietto di 80 anni, comunista, con la faccia di martello, Che Guevara sul cappello, stalinista, leninista e marxista nel cervello, mi ha tirato anche una spinta e con tutta la sua grinta mi ha detto finanza, c'è ancora